Un saluto a tutti da LG Passione Motori, un ringraziamento speciale subito alla concessionaria Evenauto per metterci a disposizione queste fantastiche auto a titolo gratuito. Iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, condividete il video e adesso andiamo a vedere da vicino la nuova Kia Sportage 2019 1.6 Diesel Business Class. Eccoci a bordo della nuova Kia Sportage 2019 allestimento business class. La chiusura dello sportello è veramente ottima, dà veramente una gran bella sensazione di solidità, richiede una certa forza, cioè nel senso bisogna tirarla bene la portiera perché altrimenti resta aperta. L'auto è stata rivisto lo sterzo, incominciamo a dire che è veramente, come anche la precedente versione, veramente stupendo, ottima la solidità, è bellissimo l'impiego dei materiali, è veramente eccezionale, a me piace tantissimo. È stato rivisto la cornice del display, cioè nel senso è stata tolta la cornice ed ha un che di ancora più business, più di qualità, è veramente veramente bello. Sotto troviamo il tasto fisico per quanto riguarda il volume, che ci sta veramente bene, non è tutto touch. Troviamo la tastiera, il climatizzatore e poi qua giù sotto troviamo la presa 12 volts USB, un ripiano per gli oggetti che è gommato, il cambio in questo caso è un manuale a 6 marce, il tutto è veramente bello, è montato con una grande precisione, dà tutta una grande sensazione di solidità, veramente sembra di essere su una sedesca. Unico appunto, non è proprio fantastico secondo me il materiale impiegato, perché qui mi piace veramente, scusatemi, lo stavo per dimenticare, la cornicetta, perché comunque anche sopra sì è una plastica un po' più morbida, però non è veramente veramente morbidissima, e il sotto invece è un po' tutto plasticoso, per il resto è veramente eccezionale. Qua abbiamo il porta oggetti che è logicamente frenato e poi troviamo un comodo porta oggetti qua di una profondità veramente gigante, come al solito sul bracciolo. Adesso andiamo a salire nei posti dietro. Io sono alto 1,90 m circa, ho regolato la seduta, quindi è davvero davvero comoda, si sta perfetti. Eccoci nella parte posteriore, sul divanetto posteriore, stesso discorso per la chiusura, è veramente ottima. E che cosa dire, come vi ripeto, il davanti è regolato per la mia altezza, che sono alto 1,90 m, guardate quanto posto ho ancora per le ginocchia e per le gambe, è veramente tutto molto spazioso, ottimo per secondo me. E anche adesso, non so se dopo ve lo faccio vedere magari da aperto, ma si vede. Abbiamo la regolazione per lo schienale del divanetto che è veramente ottima, anche stando al centro si sta molto comodi, c'è veramente tanto spazio. Adesso questo è tirato molto indietro, come potete vedere io allo stesso modo ci sto. Qua giù abbiamo una presa 12 volts
e una presa USB. Cos'altro dire? Ah, abbiamo il braccetto, il poggiabraccio posteriore con le due portabevande. Non mi resta che salutarvi, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, ringrazio ancora la Even Auto per metterci a disposizione quest'auto in maniera del tutto gratuita, condividete, restate collegati e al prossimo video un salutone da LG Passione Motori. Ciao!